quel 14 ottobre dell'anno scorso, quando Papa Francesco lo proclamò santo e indicò la data di oggi come ricordo della sua memoria liturgica. Questa è la prima volta. Essendo la prima, ce ne saranno altre. Ogni anno si ricorderà in questa specifica giornata la santità di questo nostro giovane. Ecco, un ricordo che per noi non è semplicemente una memoria un po' lontana, un po' senza contenuti, no. La festa liturgica ci chiama a ricordare e a fare nostra quella santità che lui ha saputo incarnare. Sapete, ormai conosciamo così bene la storia di questo 19enne morto a 19 anni, eppure in questi pochi anni della sua vita ha saputo assurgere alle vette più alte della santità. Come? Ecco, accogliendo sempre la volontà di Dio, anche quando ha dovuto sopportare innumerevoli sofferenze, rinunzie, sacrifici, anche quando in ospedale ha dovuto sottoporsi a delle cure molto difficili, molto dolorose, cosa ha fatto? Ha trasformato il suo dolore in atti di carità verso gli altri. Sentire l'umiltà, avere l'umiltà di dire: Signore, vedi la mia debolezza, la mia limitatezza, vedi anche le mie sofferenze, aiutami, sollevami, rialzami in piedi, perché io non cado nella tentazione di abbandonare tutto, di un pessimismo che mi fa rifiutare tutto, Dio e gli uomini. Io ho bisogno di te. E tu hai preso sulle tue spalle tutte queste sofferenze, questi dolori, questi miei peccati, perché io possa risorgere come hai fatto tu, attraverso la croce, alla vita eterna, alla vita vera, alla vita che non avrà mai fine. E noi, anche nella sofferenza, come nunzio, possiamo trovare il paradiso qui sulla terra. Che cos'è stata la canonizzazione del 14 ottobre scorso, se non il riconoscimento della Chiesa di questa immolazione, di questa offerta a Dio a favore dei fratelli che ha potuto, ha saputo fare il nostro giovane? Se lo dica tutti voi, ciascuno di voi, tutte le vostre famiglie, questa bella e santa parrocchia, la nostra santa diocesi di Napoli, ecco, e con la benedizione di Dio, l'amore che lui aveva, nunzio, verso l'Eucaristia e la Madonna, siano per noi, perché sono fondamentali per la nostra crescita cristiana, siano anche per noi motivo di forza, di coraggio per andare avanti. Dio vi benedica. E Amalon va con voi. Amen. Amen.